giudice ha un nome. Cornelius Holden. Ha appena chiamato Lou. Non innervosirti! Ho evitato quel folle a malapena, Lou! Non mi paghi abbastanza da rischiare la vita! Fermo lì, Cornelius. Non si sa mai chi potrebbe essere in ascolto. Devi riprendere il controllo, hai capito? Perché finché non lo farai, il caso di tuo fratello non si sbloccherà. Non c'è bisogno di dire queste cose. Ti mando un'auto e un paio dei miei uomini migliori. Si assicureranno che tu sia al sicuro. Cornelius ha 60 anni. Gli stronzi di questo stato l'hanno eletto per la prima volta nel 1951. C'è altro che dovresti sapere. Questi due sono Lamont Harris e Trey McCall. Sono stati uccisi da un certo Hollis Dupree. Pare li abbia ammazzati quando andarono a casa sua in cerca di aiuto. Hollis dice che fu autodifesa. Pensava fossero lì per ucciderlo. E Cornelius è il giudice incaricato del caso. Ucciderlo solleverà un polverone. Cornelius è uno stronzo sudista fatto e finito. Ucciderlo solleverà molto più di un polverone. Si spera che mandi un messaggio. I succhiacazzi come lui dovrebbero essere estinti da tempo. Quella laggiù è l'auto di cui parlava Lou. È blindata? Ho recuperato la commessa. È totalmente personalizzata, corazzatissima, molto robusta, ma ci riusciremo. Cornelius dovrebbe partire a momenti, quindi ora avrai la tua opportunità. Fa un percorso fisso? Non dall'inizio del processo, ma fa comunque una o due fermate tornando a casa, quindi puoi colpire in quel momento oppure mentre sta girando in auto. Va bene. Sto all'hotel Atena. Puoi indicarmi da che parte andare? E attento agli sbirri. Fichette del cazzo. A tutte le unità, il sospettato è estremamente pericoloso. Unità di rinforzo in arrivo. A tutte le unità, il sospettato ha preso possesso di un veicolo. Cassandra mi ha detto di farmi sentire. Mi farebbe comodo un po' d'aiuto coi telefoni. Me ne occuperò volentieri. Sta abbastanza bene da quando è tornato.
Marcano pagava un giudice distrettuale, tale Cornelius Holden, è corretto? Sal Marcano spese un sacco di soldi per mettersi in tasca Holden, davvero tanti. Sa, i giudici non costano poco. Con Holden fuori dai giochi, Sal dovette trovare qualcun altro per legittimare il gioco d'azzardo. E quella persona era il senatore Walter Jacobs? Proprio così. Avevi un solo incarico, Lou, ed era di mantenere Holden in vita fin dopo quella sentenza. Cosa avrei dovuto fare? Non voleva ascoltare, Sal, non è colpa mia. Ah, non è mai colpa tua, cazzo. Giuro che se non fossi mio fratello ti ammazzerei io con le mie mani. Senti qua, conosco un tizio, un senatore di nome Jacobs, è nel comitato affari fiscali ed erario. Sei molto influente. Come ci arriviamo? Ci ho già pensato. Ha un debole. Si fotte le donne che non sono sua moglie. Non voglio strizzargli le palle fin da subito, capito? Dobbiamo muoverci con furbizia. Sì, 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 è chiaro. Che ne dici se gli organizziamo una raccolta fondi giù al fiume? Lo facciamo divertire sul serio, scopare. Belle donne. Sono al limite con questo dannato casino, capisci? Se va tutto a puttane siamo fottuti, tutti quanti. Sceglierò io stesso gli ospiti, assicurandomi che sappiano cosa fare. Si farà una bella crociera verso il bayou, bevendo solo roba buona. Quando vedrà la ricompensa, Jacobs farà tutto quello che vogliamo. Lou Marcano conosceva tutti. Politici, commercianti, avvocati, banchieri. Insisteva a farsi chiamare Zio Lou ed era il babbo natale del French Ward. Sia il signor Marcano sia il signor Jacobs furono uccisi durante una raccolta fondi su una barca. Vedete, il bayou è un posto molto grande. Uno potrebbe far esplodere qualsiasi cosa senza che se ne accorga qualcuno. Sono pronto, quando vuoi. Immagino che avrei già fatto una mappa di dove andrà la barca, no? Lui è un precisino su certe cose. Fa sempre lo stesso percorso nei suoi giri per il bayou. Non vuole che succeda niente di male alla sua amata Delphine. Sarà l'ultimo dei suoi problemi. A ricognizione? Passeranno di fianco a un vecchio dumper per il carbone. Ho già piazzato gli esplosivi. Dovrai solo collegare la miccia e far saltare tutto. Il detonatore è ai tuoi piedi. Tutto a posto. Dividi e uccidi. La specialità di Lincoln Clay. Cosa c'è? Ancora quella storia della barca? Forse o forse no. Non ti preoccupare. Sei stato su un sacco di pattugliatori, no? 52, ma non è questo il punto. Tu non hai idea di com'è salire su una barca quando sai che affonderà, cazzo. È una rottura di coglioni. Senti, fai saltare il dumper. Boom! Quello colpisce la barca, sali a bordo e ammazzi lui e gli altri figli di puttana. Metà per uno e nemmeno ti bagni. Metà per uno? Quasi. 40-60. Al massimo 37. Huh?
Gesù. Per il sangue dell'agnello io so che la mia anima verrà salvata. Chi crede in lui non perirà e avrà la vita eterna. Sì, cazzo! Questo è lo Spirito Santo al lavoro! Vada di sopra. Voi disperdetevi. Occhio al resto del battello. Di sicuro non si è trattato di un incidente. Attenzione! Attenzione, prego! Sta succedendo davvero! Non sta succedendo davvero! Non so che diavolo succede, ma dobbiamo raggiungere quelle scialuppe! State indietro! Teste di cazzo! Fareste meglio ad aprire le orecchie! Si renderanno conto che dobbiamo scendere dalla barca, giusto? Non c'è bisogno di agitarsi, gente! Rimanete al vostro posto! Attenzione! Attenzione, prego! Vuoi dirci cosa sta succedendo là fuori? C'è stato un incidente! Cazzo! Prendetelo! Dalla nave, ma... Andaci per te! L'equipaggio se ne sta occupando! Vado a prenderlo dal... Dite ciao ciao a quel coglione. Vieni qui! Aiuto! Polizia! Aiuto! Eliminate quel figlio di puttana! Al riparo! Sì, io! Oh, sì, io!
Il cazzo al bianco sbagliato. Questa barca sarà la vostra tomba. Non ho più munizioni, devo ricaricare. Vagli dietro. Mosche, cazzo. Sei finito. Mettimi dietro a qualcosa. È stato lui, addosso! Tiragli una granata! Devo ricaricare! Cazzo, vi siete scordati di me! Apro il fuoco! Non può! Oh. Ne ho molti altri! Metto il culo al sicuro! Non mi fa muovere! L'ha ammazzato! Sono pronto a farlo fuori! Statemi dietro! Io qui non ci crepo! Lezione da questo, Lou. Hai detto che i tuoi uomini si sarebbero occupati del negro. Devi solo rilassarti un po' e fidarti di me. Fidarmi? Come cazzo evitiamo che sbattano tutte in prima pagina? Meglio in prima pagina che nei necrologi, Walt. Muoviti! Siamo nella merda, cazzo! Lascia fare a me! È qui! Cristo, dobbiamo scendere da qui! Vado a nascondermi! Questa barca sarà la vostra tomba! Un altro uomo in meno! Lancio una granata! Ah! Oh, becca! Non andrai da nessuna parte! Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Ci provo! Stiamo cascando come mosche! Ecco il nostro problema! Via di qui! Non sei molto furbo! Parategli, sta ricaricando! No, non si deve muovere! Dammi una mano! Ricarico! Morto qui. L'ha preso quel succhiacazzi. Siamo morto qui.
altro passo e l'ammazzo. Pensi che mi importi di un politico del cazzo? Vi prego, per favore, ma che sta succedendo? Ciao, Lou. Senti, ho dei soldi, puoi averli tutti quanti, però non uccidermi. Non voglio i tuoi soldi, voglio che porti un messaggio a tuo fratello. Sì, qualsiasi cosa, basta dirlo, dillo. Dio santo. Il senatore Walter Jacobs è morto stasera in una violenta esplosione a bordo di una barca. Anche l'uomo d'affari Louis Marcano ha perso la vita assieme a decine di altri facoltosi donatori che stavano partecipando a una raccolta fondi. Ma quando Lincoln lasciò il suo cadavere sventrato sulla statua di Andrew Jackson, la gente fu inorridita. Cosa poteva essere se non un atto politico? Lincoln una volta mi disse che non poteva porgere l'altra guancia. Che il mondo non funzionava in quel modo. Ho passato gran parte degli ultimi 40 anni a tentare di smentirlo. Ma mi sono soltanto illuso. Guarda come ci trattiamo. La compassione è diventata segno di debolezza. E l'avidità è una virtù. I poveri sono considerati moralmente corrotti, mentre gli eccessi dei potenti vengono celebrati. Mandiamo i nostri ragazzi a morire. E per che cosa? Perché qualche furbo possa guadagnarci. Lincoln aveva ragione. L'ha sempre avuta. Non ci saranno altri Dr. King o Bobby Kennedy. Ma purtroppo ci sarà sempre un altro Sal Marcano, un altro Sammy Robinson. Un altro Lincoln Clay. Siamo persone crudeli e malvagie. Lode al re, porca puttana! Bel lavoro! La città intera parla di quello che abbiamo fatto a Marcano. Nessuno si opporrà più a noi. La città ora è nostra. La mia dedizione a quel che facciamo non si riflette in quello che mi viene affidato, che è praticamente inesistente.
I nostri ragazzi controllano il distretto. E devono rimanere lì, è la cosa migliore per tutti noi. Apprezzo che tu abbia chiamato un altro per prendere questo territorio mentre avevo dei casini. Ma ora voglio anche questa parte di città. Non sapevo nemmeno che fossi in quella parte della città. Ti sei divertito? È stata una lunga strada, Lincoln. Come vuoi finirla? Tu non sai da quanto tempo aspetto questo momento, Lincoln. Questa è vita. Fanculo a Marcano, fanculo a tutti! Prenditi del tempo. Dubbi, Lincoln. Gli Etieni gestiranno questa parte. Abbiamo un sacco di lavoro da fare, fratello, bene. Io pensavo che ormai Lincoln ci avrebbe già uccisi tutti. Guarda che è successo. Abbiamo tolto la città a Marcano senza nemmeno ammazzarci a vicenda. Bisogna andarne fieri. Non tutto è andato come avrei voluto. Ma sono fiera di quel che ho e di ciò che sta nascendo. Gesù Cristo, come cazzo abbiamo fatto a passarla liscia? Ero sicuro che avessero già tagliato la gola a Vito Scaletta. Hai fatto un gran bel lavoro, è un sogno diventato realtà. Chissà dove possiamo arrivare. Temevo di diventare merda da legatore, ma finché non è così, sono a posto. Vorrei gestire più racket. E con più racket intendo tutti, però vaffanculo. Aspetterò che schiatti uno di voi. Siamo la prova vivente che i metodi di Marcano a base di balle e pugnalate alle spalle sono sistemi morti e sepolti. Morti e sepolti almeno quanto lui.